In questa puntata di Gaia, gli ultimi giorni dell'Andrea Doria, la nave più bella. I giganti dei ghiacci, orsi polari e trichechi. Un esperimento in esclusiva, il volo in assenza di gravità. Nei cantieri delle grandi opere di Torino, i siti olimpici, l'alta velocità. Il ponte sullo stretto di Messina. Una nazione intera non è tanto orgogliosa di sé quanto di questi suoi figli d'acciaio e d'arte su cui sventola il tricolore. È la mattina del 26 luglio del 1956. L'Andrea Doria, il transatlantico italiano che faceva la rotta tra Genova e New York, scompare per sempre tra i flutti dell'Oceano Atlantico a sud di Nantucket, l'isola resa famosa da Melville nel suo Moby Dick. A ben guardare, anche l'Andrea Doria può essere considerata a tutti gli effetti una grande opera. È stata considerata per molto tempo la nave più bella del mondo, anche se non era certamente la più veloce e nemmeno la più grande. È stata costruita a Genova nel pieno della ripresa post-bellica italiana, negli anni 50, e per molto tempo ha simboleggiato proprio la creatività e l'inventiva italica, soprattutto per quella cura nei particolari, anche per quel lusso, lo si può dire, per quella linea affusolata che la caratterizzavano specificamente. Con l'Andrea Doria tramonta l'epoca dei viaggi per mare e inizia quella dei voli aerei. È il 16 giugno del 1951 e tutta la città di Genova si prepara alla festa per il varo della nave. I marinai e l'equipaggio sono intenti ai lavori di preparazione di quella che resta pur sempre una nave molto grande, 29.000 tonnellate di stazza per 214 metri di lunghezza per 27 di larghezza. Poteva portare fino a 1.200 passeggeri. C'era l'aria condizionata, 3 piscine, 4 cinema e ogni stanza aveva il telefono. La bellezza dell'Andrea Doria diviene proverbiale, tant'è che ne resta solleticato anche il gusto estetico di Elia Kazan, che fa intersecare lo sguardo di Marlon Brando con la silhouette della nave che entra nel porto in uno dei suoi arrivi transoceanici. Certamente non erano personaggi come quello di Marlon Brando in fronte del porto a essere i frequentatori della nave, che era soprattutto utilizzata dal cosiddetto bel mondo di allora. È la mattina del 25 luglio del 1956 ed è ancora una bella giornata. L'Andrea Doria, la lussuosa nave delle linee Italia, ha cominciato 8 giorni prima il suo viaggio da Genova a New York. È la 101ª traversata dell'Atlantico della nave, che ha fatto tappa a Cannes e poi a Napoli, dove si sono imbarcati anche degli emigranti che certamente non viaggiavano nella prima classe, ma avevano in terza classe ciascuno la propria cabina.
È l'ultima notte dell'ultima traversata transoceanica dell'Andrea Doria. Molti passeggeri hanno già fatto le valigie perché l'arrivo è previsto per domani mattina alle 9 nel porto di New York. Nel salone principale si sta tenendo una festa danzante e l'orchestra suona Arrivederci Roma. È proprio questo il momento, sono le 22.30, in cui qualche coppia comincia già a ritirarsi nelle proprie cabine. Buonasera. Sono le 22.40 e una fitta nebbia è scesa sull'Andrea Doria mentre si trova circa mezza giornata da New York, nei pressi dell'isola di Nantucket. L'ufficiale addetto al radar scorge una nave, ma il comandante Piero Calamai non si fida degli strumenti e vuole vedere con i propri occhi. Esce sul ponte e scruta l'oscurità. Alle 23 è ufficiale che la Stockholm, una nave svedese partita da New York, è in rotta di collisione con l'Andrea Doria. Il comandante Piero Calamai capisce che le cose stanno volgendo al peggio e cerca di deviare dalla sua rotta per evitare la collisione. Alle 23.10 l'impatto è inevitabile. L'urto è devastante. Lo squarcio provocato nella fiancata dell'Andrea Doria dallo sperone dello Stockholm è di circa 24 metri di ampiezza. Lì entra l'acqua e nonostante le 11 camere stagne, lo scafo si inclina di 20 gradi su un lato. Ma come mai una nave modernissima che aveva già attraversato per 100 volte l'oceano è affondata in così poco tempo? Se non vogliamo discutere degli errori umani, una causa sta nel fatto che la collisione l'ha fatta inclinare. A quel punto l'acqua che entrava in grande quantità ha scavalcato le camere stagne perché le parti superiori non erano protette da questo sistema di sicurezza, causando così il disastro. '47 furono i morti sull'Andrea Doria e 5 sullo Stockholm. Nessuno però morì affogato. Tutti perirono a causa delle conseguenze meccaniche dell'impatto. Dopo 11 ore di agonia, la nave si inabissò per sempre nelle acque dell'Atlantico in una sequenza da film. E oggi giace ancora sul fondo dell'oceano e anzi, da qualche tempo è oggetto di una nuova forma di turismo, quella di chi va cercando proprio per mare gli antichi relitti e li visita attraverso apparecchiature subacquee. Naturalmente non è questo il motivo per andare a visitare principalmente gli Stati Uniti d'America, che fanno del patrimonio naturale invece la loro fonte di turismo maggiore. In particolare uno dei luoghi più visitati del mondo, quello delle cascate del Niagara.